Giorgio Premaschi, che questo mi pare di aver visto, di qui si vede pochissimo chi c'è in sala, quindi la parola è Diana. Sì, ti ringrazio intanto per questa assemblea, bella davvero. Ieri ero all'Assemblea Nazionale della CGIL, devo dire, un ben diverso colpo d'occhio. Allora, guardate, questo è uno strano autunno, dove ci si mobilita senza mobilitarsi, ci sono le piazze piene ma non c'è opposizione, che pure si è detto di motivi ce ne sarebbero, e come, forse questo governo è un po' meno impresentabile dell'altro, ma le ragioni ci sarebbero tutte, a cominciare da quella che avrebbe dovuto essere una pregiudiziale, cioè la cancellazione dei decreti sicurezza, che invece non sono nemmeno in discussione. Poi c'è la legge di bilancio, Niente soldi per i pensionati e le pensionate, niente soldi per i contratti pubblici e per la scuola, non c'è un euro in più sugli investimenti, né per il Sud né per la messa in sicurezza di un paese che letteralmente fa acqua da tutte le parti. E i soldi che ci sono per i lavoratori dipendenti, quelli del cuneo fiscale, sono pochi e sono finanziati in deficit come ogni misura minimamente propagandistica che si rispetti, così tanto ce li troveremo da pagare sempre noi in altri tagli alla spesa sociale il prossimo anno. E poi c'è l'inerzia, si è detto, sulle crisi industriali di fronte a un quadro drammatico del paese, non soltanto nei settori manifatturieri, c'è l'Italia, Auchan, Manital, ora Unicredit, appunto, i Whirlpool, le centinaia di altri tavoli, anzi migliaia, perché tanti non arrivano nemmeno al mise. A me pare che l'unica industria che non è in crisi in questo paese sia Leonardo, ex Finmeccanica, che produrre aerei, portaerei e armi non passa mai di moda. E poi c'è Ilva. Vi ricordate Di Maio? In 6 mesi salverò i posti di lavoro e l'ambiente. E oggi sono al disastro sia il lavoro che l'ambiente, perché decenni di scelte criminali hanno messo i diritti l'uno contro l'altro. Il diritto, per capirci, al salario, al lavoro, e il diritto dei bambini e delle bambine a poter giocare a pallone anche quando c'è vento nei parchi. E nessuno, davvero nessuno, finga di non sapere o di non aver capito un anno fa quale fosse fin dall'inizio l'obiettivo di ArcelorMittal, cioè chiudere Taranto per eliminare un concorrente, monopolizzare il prezzo del mercato dell'acciaio in Europa, lo fa continuamente in ogni parte del mondo. La verità è che questo governo, come i precedenti, tanto quanto i sindacati tutti, non hanno uno straccio di idea sul futuro dell'acciaio in questo paese, né all'Ilva, né a Piombino, né a Terni. Che poi, senza infingimenti, il futuro dell'industria manifatturiera tutta del paese. Non ci sono soluzioni facili a Taranto, e tra un po' non ci saranno soluzioni per niente, perché spegnere e accendere un forno a caldo non è come accendere e spegnere le luci di questo teatro. Allora non ci sono soluzioni facili, ma c'è un'unica strategia, che è la nazionalizzazione. Soltanto che non fa rima con profitto, perché gli investimenti che servono per non dover scegliere appunto tra fondere l'acciaio a caldo e andare all'asilo senza morire costano, nessun privato lo farà mai. L'Ilva deve essere nazionalizzata e non per pagare i debiti di Riva o di ArcelorMittal, sia chiaro, e poi magari rivenderla o risvenderla sul mercato al migliore afferente un minuto dopo. E non ci vengano a raccontare nemmeno di trasformare Taranto in un polo del turismo, perché anche su questo avrei tanto da dire, con il parco archeologico di Sibari che si allaga ad ogni temporale, o con Venezia fatta morire ogni giorno che passa dalle grandi navi e dal sovraffollamento che ha sacrificato anch'essa sull'altare del profitto del turismo di massa, nonché della speculazione delle grandi opere. E poi c'è FCA. Il governo non ha niente da dire, nemmeno per essere stato informato mezz'ora prima della velina che annunciava l'accordo fatto, anzi, per la precisione, non è un accordo quello, è una vendita, dove FCA è comprata da Peugeot, con il rischio, almeno in Europa, che si chiudano stabilimenti. I nostri sono ancora più a rischio, perché sono per la maggior parte già in cassa integrazione con i modelli più obsoleti. Allora, le ragioni ci sono tutte. E la strana cosa è che appunto le mobilitazioni anche ci sono, le piazze sono piene, ma nessuna ha il profilo di opposizione a questo governo, nemmeno di rivendicazione, altro che opposizione. Di sicuro non ce l'ha la CGIL, anzi CGIL e CISL e UIL. Prossima settimana ci sono ben 3 date di mobilitazione nazionale a Roma del sindacato confederale, con parole d'ordine che vanno dal tutto al niente, di cui voi probabilmente non sapete niente e non saprete niente, perché se
va bene saranno piene di apparato, se va bene. Tanto per dire che non siamo come CGIL appiattiti su questo governo, mentre il punto è che siamo proprio appiattiti e subalterni a questo governo. La CGIL dice sì che non ci sono risorse in finanziaria, certo è un dato di fatto, ma un minuto dopo dice che ci volete fare? L'alternativa era discutere con Salvini di flat tax e tutto sommato questo governo ci chiama pure al tavolo per non discutere di niente e soprattutto per non decidere niente con noi, però vuoi mettere, ci chiama al tavolo, ci si affida cioè, come è stato detto, nella peggiore delle tradizioni al secondo tempo. Abbiamo già tavoli programmati da qui all'autunno, ma c'è una follia in questo. In realtà due. La prima è che chissà se vedrà la primavera questo governo e la seconda è che il secondo tempo per noi non c'è mai stato. Ci dicono che non ci sono le risorse oggi e ci diranno che non ci sono domani. Ci chiedono sacrifici oggi e sacrifici faremo anche domani. E poi guardate, se questo significa e serve a dire che la CGIL oggi non fa opposizione sociale perché altrimenti Salvini, io ancora continuo a chiedermi quale opposizione sociale la CGIL ha fatto prima quando c'era Salvini al governo, che Landini è pure andato all'incontro al Viminale e che abbiamo appunto non fatto passare decreti sicurezza senza colpo ferire e disdetto persino lungo sciopero generale quello sulla scuola contro l'autonomia differenziata. Allora sì, non c'è opposizione sociale in questo paese in questo momento, ma non c'era nemmeno un anno fa. In compenso le piazze sono piene, ci sono le sardine contro la Lega, benissimo, soltanto che la Lega non è al governo, perlomeno sono in Italia. E allora, guardate, a me le piazze piene piacciono, mi piacciono tanto, mi fanno schifo solo quando sono piene di fascisti. Però, e guardate anche, è ovvio che dietro c'è il PD, anzi anche la CGIL, ve lo garantisco io. Ma il punto vero non è quello. Il punto vero è che se le piazze sono piene oggi, contro il precedente governo e non contro l'attuale, nemmeno sul decreto sicurezza, quelle piazze stanno dicendo esattamente quello che dice la CGIL. Cioè, va bene, un governo qualsiasi, purché non sia Salvini, è questo l'errore storico che dobbiamo provare a cambiare in quelle piazze. Ci siamo già passati con Berlusconi, promettendo ai lavoratori quel secondo tempo che non arriverà mai. Basta con la logica del meno peggio, perché questo non fa che aiutare i Salvini di turno. Perfetto. E guardate, secondo me però, lo dico con franchezza come sono solita fare, il consenso non si recupera nemmeno, nonostante la bella assemblea di oggi, non si recupera nemmeno però raccontandoci tra di noi dei nostri presunti granitici successi dello zero virgola, perché se non fosse anche per una parte dei nostri fallimenti, i lavoratori e le lavoratrici non voterebbero Lega e Salvini. Forse da sindacalista è più facile capirlo, perché ci devo fare continuamente tutti i giorni i conti, perché nelle fabbriche, nei posti di lavoro non si fanno discussioni ideologiche e autoreferenziali su volantini che non leggerà nessuno, dove ci si compiace al limite di rivendicare, che ne so, la pensione a 35 anni, mentre i lavoratori ringraziano Salvini che perlomeno gli ha messo quota 100. O peggio, in cui si tirano giù tutti i padri sacri del comunismo, quasi mai le madri, peraltro. Ma vedete, nei posti di lavoro, se va bene, alle macchinette del caffè, nelle linee, nei reparti, se va bene, riesci a spiegare con quel po' di coerenza, di credibilità che ti sei conquistata e che ti è rimasta nel lavoro quotidiano che fai, se va bene, riesci a spiegare che il problema non viene dal mare, che l'immigrato non ti ruba né il lavoro né l'asilo, che il problema non sono i lavoratori francesi, polacchi o croati, ma sono i padroni di ogni nazionalità, e che se vuoi ottenere qualcosa dal padrone che ti sfrutta, è ora che ti muovi e non che dai la colpa a qualche disgraziato più disgraziato di te. Allora, io credo che l'opposizione si ricostruisca soprattutto così. E guardate, è bene che ci facciamo da subito e seriamente tutti quanti i conti, tutti. Non ci sono soluzioni facili, io diffido da chi pensa di avere le verità in tasca. Non ci sono soluzioni facili, ma una cosa è certa: opporsi è necessario, soprattutto è necessario ribellarsi, quindi ribelliamoci compagni e compagni.